Finalmente ci siamo! Nei prossimi giorni avverrà infatti l'halving di Litecoin, un evento estremamente importante che si verifica una volta ogni 4 anni per il funzionamento di tutto l'ecosistema Litecoin e che potrebbe avere anche delle implicazioni dirette sull'andamento dei prezzi. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti cercherò di spiegarti nel modo più succinto possibile in che cosa consiste questo halving di Litecoin e che cosa possiamo aspettarci a livello di prezzo. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per capire in cosa consista l'halving, ricordiamo che nelle monete che adottano un algoritmo proof of work come Bitcoin oppure Litecoin è previsto un evento, detto appunto halving, in seguito al quale la ricompensa destinata ai miner che minino con successo un nuovo blocco viene dimezzata. Inizialmente, infatti, ogni volta che i miner riuscivano a minare un nuovo blocco, ricevevano come ricompensa 50 Litecoin. In seguito al primo halving di Litecoin, quello del 2015, questa ricompensa è stata dimezzata, fino a scendere appunto ai 25 Litecoin odierni. Dal prossimo 5-6 agosto si verificherà però il secondo halving nella storia di Litecoin, perché nel frattempo sono stati minati altri 840.000 blocchi. Dopo il verificarsi di questo halving, la ricompensa verrà ulteriormente dimezzata e quindi ogni volta che un miner riuscirà a minare un nuovo blocco che fa parte della blockchain, riceverà come ricompensa solamente 12,5 Litecoin. L'halving successivo accadrà altri 4 anni più o meno più tardi, ovvero quando saranno stati minati altri 840.000 blocchi, ovvero attorno a luglio o agosto del 2023. In quella circostanza la ricompensa verrà ulteriormente dimezzata e scenderà a 6,25 Litecoin per ogni blocco minato. Questo evento di halving si ripeterà ciclicamente fino al 2142 circa, anno in cui sarà stato minato l'ultimo Litecoin. Perché avviene questo? Beh, sostanzialmente perché nel white paper originale di Bitcoin, dal quale Litecoin deriva, c'è scritto esattamente che questo è il comportamento che deve avere in tutto il protocollo, quindi sostanzialmente nessun singolo miner può scardinarlo. Se ti interessa sapere perché questo è un evento molto importante, è perché sostanzialmente, poiché i miner riceveranno delle ricompense minori, potranno anche immettere sul mercato un numero minore di monete. Se quindi la domanda di nuove monete resterà al passo di quella che c'è stata finora e i volumi saranno paragonabili, si verificherà un innalzamento del prezzo delle singole monete, semplicemente per il fatto che c'è meno offerta e quindi a parità di domanda per le leggi del mercato i prezzi si alzano. Questo naturalmente è in netta contrapposizione con le valute normali come euro o dollaro, nelle quali le banche centrali possono stampare moneta senza dover rendere conto a nessuno e quindi possono immettere in circolazione qualsiasi vagonata di banconote, causando l'effetto opposto, ovvero l'inflazione che di fatto abbassa il valore di ogni singola banconota ed il potere di acquisto che questa rappresenta. Quindi sostanzialmente che cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto l'effetto più pesante di questo halving l'avranno i miner di Litecoin, che si ritroveranno, dopo la data del 5-6 agosto 2019, a ricevere un compenso pari alla metà di quello che percepiscono oggi ogni volta che scoprono un nuovo blocco. Quindi sostanzialmente guadagneranno il 50% in meno. Naturalmente tutti coloro che fanno mining di Litecoin dovranno guardarci bene attorno, farsi i calcoli e vedere se ci stanno dentro come spesa. Perché chiaramente il mining consuma tantissima corrente e quindi questa riduzione nel premio che viene attribuito ai miner potrebbe essere un disincentivo per molti ad andare avanti con questa attività. Non che sia un grosso problema perché tutto l'algoritmo proof of work di Bitcoin e Litecoin è fatto in modo da autoregolamentarsi come difficoltà, quindi in caso molti miner dovessero uscire di scena a seguito di questo evento, la difficoltà scenderebbe e quindi quelli che rimarrebbero nel gioco potrebbero minare blocchi con maggiore semplicità e quindi di fatto guadagnare di più, mantenendo comunque la rete stabile. Per chi non fa mining invece quali conseguenze ci sono? Assolutamente nessuna, nel senso che tutti coloro che dovessero detenere delle monete Litecoin nel proprio wallet non devono fare assolutamente niente,
perché non si tratta di un fork oppure di uno swap di monete. Rimane tutto sostanzialmente come prima. Chi utilizza Litecoin per fare degli acquisti, fare dei pagamenti, continuerà a farlo come prima e non è nemmeno necessario aggiornare il proprio wallet. Ricordatevi questa cosa, non è necessario aggiornare il proprio wallet, perché mi aspetto che ci saranno delle campagne di truffe molto intense e molto pesanti che inviteranno tutti quanti a scaricare il wallet aggiornato per continuare a far funzionare i propri Litecoin dopo all'halving. Non è necessario, se sentite questa cosa probabilmente è una truffa e vi stanno cercando di far scaricare un software trappola che vi ruberebbe tutti i Litecoin, quindi state alla larga. Veniamo alle conseguenze che questo halving potrebbe avere sui prezzi. Come dicevamo prima, in caso la domanda rimanesse costante e l'offerta appunto dovesse scendere per via del ridotto incasso dei miner, si verificherebbe un innalzamento dei prezzi. Ciò detto, in realtà i mercati, come ben sappiamo, tendono ad anticipare moltissimo queste tendenze, quindi se facciamo riferimento ad esempio al primo halving, quello del 2015, vediamo che addirittura 2 mesi prima c'è stato un fortissimo innalzamento del prezzo. Stiamo parlando del 2015 ed il prezzo ad inizio luglio passò da 1,40 dollari a 7,50 dollari, quindi ci fu una vera e propria esplosione del prezzo. C'è da dire che però in seguito a questo picco vi fu poi un ritracciamento piuttosto importante e anche dopo l'halving il prezzo si assestò attorno ai 3 dollari. Quindi siamo partiti da 1,40 a fine aprile per poi avere una punta di 7,50 per poi assestarci attorno ai 3 dollari dopo l'evento di halving. Che cosa possiamo aspettarci? Dovremmo dare un'occhiata da vicino ai movimenti di Litecoin nei prossimi giorni e soprattutto in prossimità dell'halving. Se vediamo che il prezzo sale molto in questi giorni, potrebbe essere un motivo per cui il mercato sta già valutando intrinsecamente in Litecoin questo evento, ed è quindi certamente possibile che subito dopo l'halving il prezzo possa scendere, perché chi ha investito l'ha fatto adesso, proprio poiché si aspetta un aumento dei prezzi in seguito all'halving. Quindi facciamo attenzione durante l'attività di trading. Bene, da zanadinturbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione qua sotto e fare mi piace, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Fammi sapere che cosa ne pensi dell'halving di Litecoin, se ne possiedi, se ne hai a wallet, oppure se sei un miner fammi sapere se hai intenzione di continuare a minare oppure se in seguito a questa riduzione sospenderai l'attività. Per qualsiasi cosa i commenti qua sotto sono a disposizione. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, sai già cosa devi fare. Al prossimo video, ciao! E che generalmente...